Bentornati a Crocchette, lo spin-off ufficiale di Book Crossing, il programma di Radio Becket Evangelica in cui si parla di libri e di belle notizie. Va tutti i giorni in onda dal lunedì al venerdì e noi qua invece una volta a settimana prendiamo il libro migliore della settimana appena passata e lo raccontiamo. Io ci metto la faccia e voi ascoltate. Questa settimana di cosa abbiamo parlato? Ebbene sì, è un periodo difficile, è un periodo in cui appunto la solitudine è venuta a trovarci, ma è venuto a trovarci anche un altro sentimento, almeno io l'ho sentito fortissimo e forte è stato il bisogno di doverne parlare. Il sentimento è quello della collettività, il fatto di dover fare le cose perché faranno bene agli altri, perché è un moto appunto di unione in cui tutti mettono la propria parte per far sì che l'Italia, il paese intero, possa andare avanti. È un sentimento contrastante, lo stiamo scoprendo, ci stiamo mettendo alla prova e a volte facile e a volte no. È difficile quando appunto la solitudine che ci pervade ci fa sentire completamente soli appunto di fronte a tutto questo, ma è anche facile quando vediamo che ci sono dei risultati. Quelli sì, quelli ci aiutano a farci sentire più uniti e a farci sentire parte di qualcosa. E di questa collettività volevo parlarne con un libro che è un'ucronia, è un libro che è diventato una pietra miliare dei miei consigli quando qualcuno mi chiede Speranza, perché non mi consigli qualcosa di strano da leggere, di spaventoso ma anche di interessante. L'autore è Kazuo Ishiguro, ha vinto il premio Nobel della letteratura nel 2017, quindi di sicuro avete sentito il suo nome e Non lasciarmi è un libro che ha anche avuto una bellissima trasposizione cinematografica. Non lasciarmi, edito per Einaudi, è un libro che parla di un rapporto di amicizia, parla di amore, di valori, ma parla anche di quanto la collettività e il potere che può arrivare dall'alto possano condizionare le vite dei singoli. Ci sono tre ragazzi, due maschi e una femmina che si rendono conto a un certo punto, dopo un'infanzia idilliaca, di essere all'interno di un sistema che usa le vite umane per qualcosa di molto molto grave. Non ve lo racconto, non faccio spoiler ovviamente, ma è qualcosa di molto interessante e quando io l'ho scoperto sono rimasta senza parole per un sacco di tempo. È un libro scritto molto bene, è un libro che davvero indaga nei sentimenti umani, indaga nei valori principali e ti fa riscoprire quel sentimento, il sentimento del tema di questa settimana, la collettività, fare qualcosa per se stessi, ma soprattutto fare qualcosa per gli altri e riscoprire più felici, più generosi, più contenti del benessere comune, ancora di più del proprio. Questo è il consiglio di oggi a Crocchette, Non lasciarmi, Kazuo Ishiguro e Einaudi Editore.